3, 2, 1, via! Buonasera ragazzuoli! Grandissimi, ciao ragazzi! Ciao, ciao, ciao! Primo minuto dedicato alle condivisioni. Via, via, via. Condividi il più possibile, Silver. Anzi, prima minaccio Cisco e Nicolò. se fanno i post... No, cazzo, mi sono scordato di dirlo l'altra volta, che se fanno post durante le live, mi scazza. Ah, sì, sì, perché ti si blocca tutto. Ti si blocca tutto, sì, sì. Se lo fanno, gli scriviamo in diretta. Vabbè, che tanto tra poco arriveranno anche loro che ci seguono sempre. Allora, condividi, tanto condividiamo nei vari gruppi. Guarda che dalla diretta non mi si vede, eh? Guarda che sto attento. Non c'è la mia immagine. Bravo, bravo che me lo dici, bravo. Grande. Vai, perfetto. Adesso stai arrivando anche tu, ci sei anche tu. Questo non ci può stare. Oh, stasera ragazzuoli, bel traffico gioco, mio preferito, e finalmente lo portiamo al 64esimo minuto. Non stavamo più nella pelle, abbiamo deciso di cominciare prima, di riproporre l'orario spritz. Sì, è vero, è vero. Bassa la musichetta. Intanto io spero che ci lasceremo anche ad indiscrezioni riguardo il futuro della saga di Metroid. C'è un Metroid Prime 4 annunciato, ma ancora non si è visto, quindi vediamo un po'. Speriamo che si veda al Games Award di quest'anno, che veramente abbiamo solo una schermata con scritto Metroid Prime 4 e basta, non sappiamo più nulla. Sì, più che un annuncio sembrava un leak. Sì, sì. Ok, ok, dai. Dovrei averlo condiviso un po' ovunque. Come al solito mi sarò dimenticato da qualche parte, però vabbè. Poi ci saremo, insomma, torneremo, esistiamo. Va bene. Enrico mi chiedeva se cominciare sin dall'inizio, se mostrare un po' di sezioni del gioco un po' più avanzate. Io non saprei cosa fare, sinceramente. Innanzitutto vorrei buttare un'occhiata sulla grafica in questa intro. Che è spettacolare. Sezioni di gioco che... Ti sembra grafica di 15 anni fa? No, no. Non mi sembra affatto grafica di 15 anni fa. Allora, hanno fatto un lavoro della Madonna qua con questo titolo. Va bene, sperando di ricordarmi i tasti, cioè anzi non me li ricordo, però sperando di riprenderci mano in frettissima, direi di andare. Intanto vediamo se ho i miei salvataggi qua. Ce li hai ancora, sì? Sì. Allora, 75%. Mm. A livello normale, 55% al difficile, poi c'è un'altra dove ho soltanto cominciato e non sono andato via. Che dici? Iniziamo dalle prime fasi di gioco e poi saltiamo, facciamo un altro salvataggio più avanti? O vuoi partire tu? Dimmi tu. Ma partiamo da quello avanti, così magari mostriamo varie sezioni. Vai. E poi la fregata. Oh sì. Perché il gioco comincia in maniera molto molto figa all'interno di una navicella spaziale in cui incontreremo un primo boss. Ok, no, non dovevo andare qua, non volevo andare qua. No, è inutile salvare. Brrr. Ok, andiamo un po'. Con questo mi muovo per mirare come che si mirava, così, ok. Con i pulsantoni C cambio il tipo di arma, bene. Ho il raggio onda, il raggio gelo, il missile, il raggio normale, ok? Esatto. Con il D-pad, il pad direzionale, ho i vari visori, lo scanner, visore a raggi X, visore termico. Termico. Mm-hmm. Salto con B, sparo con A, il grilletto serve a qualora noi volessimo mirare manualmente.
un tasto esatto. inutilizzato, penso, come si lanciavano i missili? Questa è la mappa. Con X o Y, no? Con X divento morfosfera. Ah, ok. Fighissima, tra l'altro. Samus qui ha delle tute super belle. E con Y, giustamente, scarico i missili. Poi dovrei ricordarmi man mano, ok, tutti i vari colpi. Vediamo un po' dove andare, così. Vediamo un po' a caso. Anche okay. qua ritrovo i comandi invertiti. Facciamo un buchetto. Che oltre alla grafica che tu dicevi prima, anche la colonna sonora è da urlo. Ci sono musiche fantastiche. Ma intanto ho trovato un'espansione ai missili che non avevo mai trovato, così. Ecco. All'ingresso. Vuol dire quanto... Ah, il gioco è immenso, allora, il gioco l'ho completato, 75% vuol dire che ho trovato il 75% dei bonus all'interno del gioco. Di tutti gli oggetti. Salto, doppio salto, sì, c'è qualcosa che mi sto scordando? No, nulla. No, i super missili, hai anche i super missili? Sì, sì, che si sparano, mi state caricando l'arma. Vediamo un po'. Penso di sì. Super missile, sì. Ok. Combinato con raggio ricarica. Io comincerei a far porre l'attenzione su quella che è la particolarità di questo titolo rispetto a tutti gli altri sparatutto al mondo e che è stata poi copiata. Samus, noi la vediamo dall'interno del casco. Lud è Lud del suo casco. E poi ci sono tutti gli effetti ovviamente sul casco, quindi adesso noi dovremmo poter notare, io spero che si notino, le goccioline di pioggia che ogni tanto vanno sul casco di vetro. Ma chicche, queste sono chicche proprio veramente che fanno apprezzare il gran gioco che è Metroid Prime. Una direzione artistica geniale per... Geniale, geniale. La grafica non stufa mai, le ambientazioni sono tutte diverse. Sì, 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 sì. Mamma mia. Oh, dai che arrivano, dai che arrivano. Un saluto a Alessandro che è arrivato, Nicolò grandissimo, a Carlos. Oh, che apre dai, con dai. Un Metroid migliore, giustamente. Il gioco posti. Della Madonna, proprio. Adesso mi ricordo cosa serve L. L è il puntatore, il famoso Z targeting, presente anche nei vari Zelda, in quasi tutti esatto. i giochi in 3D. Lo strafe anche c'è. Se sì. tu Se tu tieni bloccato un nemico e con B ti sposti di qua e di là, fa proprio lo strafe per evitare... Sì. Boom, esploso, vabbè. Giochi di luce magnifici. Io adesso vi mostro un altro po' di sezioni qua in acqua, comunque sotto la pioggia. Ma poi io vorrei mostrarvi, fare un po' di attenzione ai vari effetti che fa il casco nelle varie zone. Ecco qua che siamo sempre sotto l'acqua. Qua già si nota, vabbè, devo essere un po' obiettivo, negli effetti d'acqua, che un pochino la grafica è invecchiata. Soprattutto negli spigoli. Cioè, a 15 anni sto gioco, A 15 anni la grafica è quella che era, però cazzarola. Ditemi se non è invecchiato bene. No, è magnifico, magnifico questo. Un'altra cosa che vorrei far notare è una particolarità che questa gliel'hanno copiata a cani e porci, oltre al casco. Il visore scan. Cioè, noi all'interno del gioco dovremo catturare, quasi se fossero dei Pokémon, tutti gli elementi del gioco. Tutti gli elementi del gioco noi dobbiamo scannerizzare almeno una volta. E una volta scannerizzati, questi vanno ad arricchire il nostro database, che poi vi mostrerò nel menu attentamente. Però ecco, tipo, questo è un nemico, il nemico più scemo di tutti. Ecco che ci dà un po' di informazioni sul nemico. Questo per dire come da un lato la trama è presente ma non è invadente, dall'altro se uno vuole e ha voglia e tempo di andarsi a scannerizzare tutto, può espandere il lore praticamente all'infinito. Ecco qua un effetto di vapore sul casco avvicinandosi alla cascata. Sono questi piccoli ma geniali elementi che fanno sì che l'immersione nel gioco sia totale. Sì, 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 sì. I primi minuti lo trovo un po' scomodo, più che scomodo, originale, ecco, qualcosa di mai provato. Dopo sarete rapiti, cioè sarete veramente dentro a questo esatto. casco insieme a Samus. Esatto, esatto.
È un gioco che proprio ha rivoluzionato la serie di Metroid in prima persona. Assolutamente sì, ma mantenendo, e questa è la cosa che io più ho apprezzato, mantenendo costante però quello che è lo spirito di Metroid, sì. Quindi sì, aree sì, sì, piccole, non esagerate, vediamo come si faceva a... questa è una bella domanda, adesso sono un po' in... eccolo qua. Questa è la liana, non saprei come altra chiamarla, il rampino di Zelda, ovviamente. Esatto, esatto. Intanto vediamo un po' di prendere qualche raggio un po' più potente. Vediamo come i giochi di luce sono presenti non soltanto, vabbè, ovviamente negli spari di Samus, ma anche nel riverbero che hanno sullo schermo. Questa è una... Vedete che lo schermo leggermente si illumina oltre al pavimento. Bello che è. Oh sì, eh sì. Poi, tanto Stefano ci dice che su Wii la trilogia era perfetta, infatti aveva il motion capture che aiutava molto a mirare e... Sì. Rispetto al Joy-Con, sì, al Joy-Con, al Joypad normale, insomma. Vero, vero, perché in realtà qua o si mira, per mirare sostanzialmente quando miriamo rimane ferma Samus. Sì. Questo problema viene ovviato nel... Adesso da che cazzo di parte devo andare? Che mi sono già perso? Sapete che io ho il potere per perdermi e bloccarmi nelle primissime aree di gioco, di qualsiasi gioco. E da quando è che non lo prendi mai? Ah, lo so, vedi che qua c'è... Guarda, me ne sto ricordando, che bello! Vedi. Ma c'è della pioggia che cade ma non cade del tutto, ed ecco che ci sono il visore raggi X che ci indica delle nuove piattaforme. I visori sono apposta un pochino più scomodi del visore normale, ma questo per far sì che non vengano utilizzati per tutto il gioco, ma soltanto quando necessario. Posso notare una cosa? Sì, vai. Adesso tu hai messo il visore scanner alla GX, sì. Ok? Si vede dentro il braccio canone, si vede la mano di Samus. Ma chicche. Cioè. Quando, ho detto tutto. Quando io dico che nei giochi a me quello che mi piace è la non linearità, ma soprattutto la cura dei dettagli. La cura, sì, dei dettagli è qualcosa, sì, che sì, io, sì, apprezzo. Esatto. Allora. Vediamo un po' dove era la piattaforma. La piattaforma sta di là. Vediamo di arrivarci con un saltino. Non troppo! Tipico Sid che vola giù. Vabbè, adesso me la faccio speed. No, è magnifico. Adesso tu ti ricordi come si faceva a teletrasportarsi da una zona all'altra? Sì, dovevi essere su determinate stanze, mi pare. Adesso mi cogli preparato. Ok, allora adesso io andrei a controllare. Prova a vedere la mappa se c'è qualcosa. Assolutamente sì, la mappa in 3D non è scomoda, dai, non è scomoda. Vediamo un po', ecco che qua abbiamo un ascensore. Perfetto, per le grotte di Magmor. E qua quello per le rovine Chozo Ovest, va bene, direi che questo è abbastanza ottimo. Qua c'è l'area di atterraggio che da dove siamo partiti, con la S dei save. E qua un altro ascensore. Il mondo è immenso, ma quello che ve lo dico a fare, cioè... Ok, perfetto. Infatti Stefano me lo conferma, io stavo pensando, sai che poi qua non puoi teletrasportarti, devi fare tutto a piedi. Che culo! Sì, Stefano ha ragione, perché solo il 3, con Metroid Prime 3, potevi cambiare zona con la navetta. Sì, perché sono pianeti diversi. Capito, quindi devi fare tutto a piedi se vuoi andare su, non so, sulle grotte Marmor. Allora, io sarò un po' lento perché non ho più tanta dimestichezza con i comandi, ma mi ricordo che non era così impossibile, insomma, girare il mondo, eh? Perché gli ascensori sono in realtà non troppo distanti l'uno dall'altro, quindi se ci muoviamo per gli ascensori dovremmo arrivarci in qualche modo. Sì, esatto. Eccoci qua di nuovo, ma non mi ricordo se volevo arrivare di qua o da un'altra parte. Qua che c'è? Piante, visore a raggi X, andiamo di là.
Eh sì, hai ragione, no! Stefano. Il teletrasporto è stato aggiunto recentemente nei giochi di Metroid. Assolutamente. Sì, sì, a proposito, tu cosa ne pensi? Preferisci i pianeti separati? Preferisci il pianetone unico? Io preferisco Metroid, appunto. No, comunque la possibilità di spostarsi è bello, insomma, dai, anche per vedere altre aree, aree che non è sempre la solita mappa, è fico, dai. Diciamo che lo strumento per spostarsi, che sarebbe la navicella, è godurioso, dai, è bello. Vediamo di azzeccare sto salto, va, no, no, non ci sono piattaforme, non c'è null'altro. Allora andiamo. Ok, ce l'ho fatta finalmente. Torniamo al visore normale. Speriamo, apriamo la porta. Grande, grande. Qua ci dovrebbe essere il teletrasporto. No, no, vaffanculo, ho sbagliato la stanza. Era esattamente quella in fondo. Va bene. Qua probabilmente c'era qualcosa da fare, ma... Sì, ci saranno segreti, espansioni, eccetera. Ci buttiamo giù, Samus non prende danni perché ha la tuta. Scendiamo nelle profondità allora di questa mappa. Qui hai parlato bene, le tute sono 4. Hai la tuta energia, che è la tuta standard, che all'inizio viene persa, cioè... viene acquisita da Samus perché perde tutti i potenziamenti e appunto ha statuto energia che non ha appunto potenziamenti, è quella standard. Hai la termotuta che è resistente a temperature estreme, sia di ghiaccio sia di fuoco. La tuta gravità che è in grado di spostarsi agevolmente sott'acqua e la tuta panzo che è tua adesso, che è resistente alle radiazioni dei panzo. Che è bellissima, nera, sì, così cattivissima, sì, questo oh, momento. Sì. No, io vorrei dire che questo gioco qua è stato così bello che l'hanno venduto 4 volte. Sì, infatti. Perché infatti. Metroid Prime 1 era splendido, Metroid Prime 2 cambia, vabbè, ovviamente la location e tutto. Qualcosina, sì. Stessa grafica, stesso gioco. Sì. Anzi, secondo me è un pochino meno bello. Ma un pochino più difficile. Metroid Prime 3, che è per Wii, graficamente non fa questo salto di qualità, perché Wii non fa un grosso salto di potenza grafica rispetto al GameCube. Esatto, c'hanno qualche accuratezza. E questi sono i 3 Metroid Prime 3. E in più abbiamo venduto la trilogy. Tanto con la sveglia che suona, così mi ricordo che c'era live. Ma io già lo so. Allora, di qua abbiamo le miniere di Fazon, mentre qua abbiamo Fendrana, che è esattamente dove vorrei andare, perché è il mio preferito. Allora, andiamo verso la mia sinistra, di qua dovrebbe essere. Ciao Diego, è appena arrivato anche lui. Vediamo se la direzione è quella giusta. Sì, perfetto. Io dovrei poter camminare nella lava adesso, giusto? No, non penso, non sai. Non può mai camminare nella lava. No. Questo è un altro gioco, probabilmente. Ok, vediamo un po' da che cazzo di parte posso andare. Oh sì, prova. Mi sono buttato e mi ha fatto malissimo. Ah ok, buono. Ora vedo okay. Che qua c'è una rotaia. Mi sa che la devo fare in morfosfera. Come ci si faceva ad attaccare? Ah, ok. R con i grilletti, mi pare. Ce l'hai nel DNA questo gioco, Enrico. Sì, guarda. Non so quante volte l'ho finto. Questo, lo sviluppo di questo gioco era cominciato sul 64. E questo spiega a volte degli spigoli. Sì, è vero. Un po' troppi. Qua c'è un getto di vapore, io potrei attendere oppure congelare. Altri nemici. Altra musica della Madonna. Mamma mia. Figata. E qua i nostri amici di Retro Studios hanno fatto un giocone proprio. Capolavoro, guarda, secondo me se Metroid Prime 4 è uguale, già ci hanno fatto contenti. Sì.
I nemici reagiscono diversamente, questo intanto per aggiungere altre notizie sul gameplay, reagiscono diversamente a seconda dell'arma che utilizzate, hanno sia delle debolezze ma sia poi degli effetti diversi, per cui con la pistola a ghiaccio, con il raggio gelante possiamo insomma congelare i nemici, ma... Ma che cazzo di parte sto andando? Ok, quella giusta. Sì, sì. Con questo raggio onda che sto utilizzando è particolarmente utile contro i nemici robotici, li manda in hit sostanzialmente. Come si faceva a procedere? E poi hai anche il raggio. Il raggio, vabbè, Phazon, che è quello cattivissimo che distrugge tutto. E infatti. Incendia. E quello Bazook. Ok, sì, giusto, vado di qua e poi giro a destra. Ecco che mi hanno sputato del veleno sul casco. E questo riduce di molto la visuale. Venendo un po' meno la componente della mira, dell'FPS, viene sfruttato tantissimo qua il tempismo. Bisogna sparare al momento giusto, non ci sono cazzi. Esatto. Io devo cominciare a tenere colpi caricati in stile Metroid. Porta non si può aprire con quell'arma, lo so. Questo nemico qua, una volta ucciso, diventa una piattaforma. Ah, che roba geniale! Intanto a destra abbiamo un indicatore dei missili, 160 su 160, ecco qua i primi nemici un attimo seri. Direi di andare di Phazon, brutalmente. Stefano ci dice una bella cosa, per te, sui Metroid Prime, i raggi ti sono più piaciuti nel primo, nel secondo o nel terzo? Primo, sempre. Primo, vero? Eh sì. Perché il secondo, appunto, diceva ci sono solo raggio oscurità, raggio luce e raggio eco e basta. Sì, che è quello che sblocchi poi verso la fine, giusto? Esatto. E invece su 3 erano fissi, quindi non potevi avere scelta. Qua devo andare in basso a destra per raggiungere Fendrana Sud, ok. Mi sembra cosa che posso fare. No, a me sono piaciuti molto di più nel primo, nel 3 non... Guarda, per dirti, sai che me lo ricordo anche poco il 3. Non è carino da dirsi, ma... Non... L'ho strafinito tutto in corsa, non era senz'altro un brutto gioco, ma mancava di poesia. Non era come il primo. L'ho trovato anche breve, obiettivamente. Mi è piaciuto molto quello per DS, sul DS hanno fatto un lavorone anche lì. L'ultimo è che è uscito l'anno scorso, giusto? Quest'anno, no? No, no, quello 3D per Nintendo DS era Prime Hunters. Ah, ok. Io l'avevo apprezzato, cioè so che non era un capolavoro, ma ha fatto del suo meglio. C'era anche Metroid Prime Pinball, se vuoi. Te lo ricordi? Dici quello lì? No, quello... Vabbè, mi hanno detto che non era un gioco male, il Forces, il Prime Force, cos'era? Anche quello l'ho giocato insieme a Cisco e a Giovanni e mi sono veramente divertito. Mi sono veramente divertito. Mi è piaciuto anche Ader M, però non era un Prime. No. Non era assolutamente. Tanto ringrazio Stefano che mi dà un sacco di consigli. Ah, ecco qua Fendrana. Perché sono voluto andare a Fendrana? A parte perché per il fatto che è la mia area preferita. Altra musica della Madonna, sì. Mamma mia, che bella. Qual era il tasto per lo scatto? Ok, questo. Ma perché volevo mostrarvi un po' di effetti di ghiaccio e qualche nemico un po' diverso. Guarda, questo lo secco di brutto con il raggio Phazon. Questo ad esempio è debole sulla schiena, se non sbaglio. No, il boss era debole sulla schiena. Bisogna trovare il modo di andargli da dietro e colpirlo. Esatto.
questo che sembra abbastanza semplice, in realtà diventava molto molto difficile. Sto perdendo un sacco. Non è carino da dirsi, sto perdendo. Di là c'è un'area segreta già aperta. Di qua vado ad esplorarla. Qua a Fendrana, in questa zona qui, oltre al ghiaccio più o meno ovunque, troveremo anche una base aliena che forse mi darà l'occasione di mostrarvi dell'altro, no? Questi sono per il boss. Zoom, 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 zoom. Dovrebbe essere più qua, no? La porta non si può aprire con quell'arma, lo so. No, non era qua. Era a destra. Comunque ancora pochi pochi secondi dovete sopportare me che giro alla cazzo di cane, perché poi abbiamo deciso di far ripartire il gioco proprio dalla prima fase, prima base. Allora, come ci arrivavo lì? Fammi pensare. Da là? Provo a coraggio d'ancia. Sono troppo distante, non me lo acchiappava. Quasi. La fisica con cui si ruota la pallina è geniale. Sì. Hai voglia. È un gioco che è uno sparatutto che si gioca tanto con il tempismo, la mira, ma soprattutto con la testa. C'erano anche abbastanza enigmi. È di qua che doveva andare. Lume fa girare. No, qua è da dove sono arrivato, bastardo immondo. Vabbè, odio quando mi perdo. E qua, avendo perso un po' di dimestichezza, mi perdo anche abbastanza spesso. Basta che salto l'ascensore, vado dietro. Altre rotaie. Io ovviamente adesso mi muovo relativamente rapidamente, ma tutte queste aperture scorciatoie vengono sbloccate nel corso del gioco. Questi nemici qua succhiano l'energia, quindi nel momento che io carico il missile sono attirati a me tipo calamita. Quando poi li uccido esplodono, ed il rischio che mi esplodano in faccia è altissimo. Cambio di colonna sonora, mamma mia, ma tutte le tracce sono bellissime. Tutte. Io ho una playlist di tracce dei videogiochi. Sono quelle un po' più tranquille, insomma, quelle un po' più carine. E almeno tre tracce arrivano da Metro di Fatto. Di sicuro, perché veramente ha un audio fantastico. Sia gli effetti sonori, sia proprio le musiche. Dico che con raggio onda caricato mando in cortocircuito i nemici. E poi sono libero di colpire. Quando ci sono delle luci molto molto forti vicino al casco, noi possiamo vedere riflesso il volto di Samus. Sì. Ditemi voi se questa non è la cosa più figa che ci fosse nei videogiochi. Mamma mia. Il team di Halo, i signori Microsoft, hanno acquistato, rubato, rapito, portato via forza grossa parte degli sviluppatori del Prime. Mannaggia, come stanno sparando perché siamo al buio. Io pagliatrici, oh, dove sono sti bastardi? Però e se lo sono portati via dopo questo lavoro qua, perché sostanzialmente era l'alo che avrebbero sempre voluto, ma sì, esatto. Però mettere anche il visore termico. Proviamo col visore termico, già il visuale è decisamente migliore, ma queste sono delle mitragliatrici, sono freddine. Qualche problema a rilevarle. Altre? Sì, sicuramente sì. Da che parte devo andare? Di qua. Tanto ritorno sul mio raggio Phazon. Ecco, questo visore termico è veramente figo. Sì. No! L'ho sentito il rumorino, il verso inconfondibile. Chi è? Era un Metroid. Odiosi, vi si appiccicano al casco e non vedete più una mazza mentre vi succhiano via l'energia.
Sarebbe stato carino, ma non le sto trovando. Ci sono anche delle torrette che vi sparano a loro volta una sorta di raggio onda. E questo vi manda in tilt l'HUD del casco. Ritorniamo sui particolari che sono fantastici. Metroid questa volta lo abbiamo distrutto con raggio Phazon. Vediamo se c'è dell'altro che mi sto lasciando indietro. Mamma mia, quanto è bello. Va bene, dai, andrei direi di tornare verso l'intro, insomma. Sì. Ma intanto, vabbè, ovviamente un piccolo sguardo al menu, come giusto. Poi abbiamo un menu, anche questo ha fatto una parola che non mi viene in mente perché è troppo lunga, ma vuol dire rotondeggiante in stile casco, dove ci indica tutti i potenziamenti che possiamo selezionare anche dal menu, quelli che abbiamo acquisito con una breve spiegazione di ciascuno. La gigabomba, la bomba morfosfera, l'arachnosfera, che sarebbe quella che ci permette di arrampicarci, le varie tute, tuta Phazon, serbatoio di energia, i visori, gli altri strumenti. Con R ed L possiamo scorrere nel menu, andando a vedere appunto quelli che sono i dati. Faccio uno che è oscuro, mannaggia il cazzo, non so, come sono ancora sbloccato. E tutte le creature, quindi cioè, l'utilità del visore scano, vedete quante me ne mancano? Bastardo gioco di merda, devo... Io sono diventato matto a cercarmi tutto, tutte le creature, tutte le descrizioni, guarda, sono diventato matto proprio. No, me ne mancano un macello, faccio schifo. Vabbè, posso da 15 anni fa, ragazzi, avevo 15-16 anni, insomma. Non l'ho 100%ato come avrei dovuto. Guarda quante me ne mancano! Abbiamo un Meta Ridley. Ma no, sai cos'è che mi manca forse? Forse sono i boss. Tanti di quelli sono i boss o le aree di boss. Che bisogna, se non sbaglio, tornare indietro quando li si perde. Che a prima acchito, quando arrivi il boss, cosa fai? Non è che ti metti a scanalizzarlo. No, lo sento. No. Esatto. Secco di brutto. Opzioni, esci dal gioco, uscire dal gioco. Sì, purtroppo sì. Ma soltanto per rimanerci dentro e mostrare l'inizio. All'inizio Samus non è già su questo pianeta. Come tipico nei Metroid, come è diventato tipico dopo questo? No, forse era già tipico. Samus in genere c'è una sorta di prologo che spiega come mai Samus si ritrova ancora una volta senza abilità e potenziamenti. Allora, andiamo a vedere. Questo terzo salvataggio io direi che lo posso anche cancellare. Annulla, cancella. Ok. Adesso nuovo gioco, seleziona modalità normale, difficile o opzioni. Io direi difficile a questo punto. Oh, vai parti col difficile? Ah sì, tanto. È l'intro, ce la posso fare. Segnale di SOS non identificato proveniente da una nave spaziale. Più o meno è così che cominciano sempre le disavventure di Samus. Samus tende a rispondere a tutte queste chiamate dallo spazio. Stefano, attacco a vite è stato introdotto su Metroid Prime 2. Ecco. Che diceva che il difetto più grosso di Prime rispetto al 2 ai 2D è che non esiste la cosa più fica, l'attacco a vite, che è pura ignoranza. Però è stato introdotto nel Metroid Prime 2. Che sarebbe l'attacco in volo, giusto? Quello con sì, il salto. Esatto. È esatto, molto esatto. Bello nei 2D, l'hanno messo anche nel 2, come ha detto Enrico, anche se in 3D secondo me non rende altrettanto. Perché voi ci avete la visuale all'interno, quindi... preferite secondo me sparare, però magari è una scelta mia. Ecco, vediamo queste navicelle tridimensionali che ci rivelano che lo spazio in realtà è bidimensionale. Questo pianeta non è rotondo come potrebbero far sembrare giochi di luce, così come questo spazio non è profondo ma è un'unica texture. I limiti ci sono. La navicella è inconfondibile. Speriamo che su Switch il salto grafico sia enorme, ma io
punto di più verso una longevità. La figata sarebbe un open world alla Zelda, guarda. Ah, ok, Breath of the Wild, ok. Con spostamenti magari con la navicella, anziché col cavallo. Ci starebbe un sacco. Anche se forse l'ultima indiscrezione mi avevano indicato che sarebbe stato fatto con un sistema di multipianeti tipo il 3. Qua ci sono degli interruttori collegati al campo di forza, vediamo se c'è qualcos'altro da scannerizzare. Ecco qua gli scanner segreti, giustamente. Possiamo scannerizzare? No. La navicella? No. Altro in giro. Che bello. Madonna, mi sta salendo l'hype per il quadro, sì. Qua c'è un campo di forza che ci impedisce di andare ed è una sorta di tutorial fatto bene. Dobbiamo sparare ai quattro bottoncioni per poter aprire il tutto e andare. Quindi scannerizziamo questo interruttore e tra poco saremo dentro la navicella. Poi gli interruttori sono 6 per vedere se il giocatore ha capito come guardare anche in altissimo. Non potete lasciarvi sfuggire nulla, questo gioco è infame, vi mette un mostriciattolo in una stanza di un colore diverso e se voi non lo scannerizzate siete fottuti. Questo inizio sembra più una tech demo. Ecco qua subito il vapore in faccia al casco e tutti wow, gioco della Madonna, buio, luce, buio. Io la prima volta che l'ho messo nel mio piccolo cubo sono stato veramente impressionato da questi primi passi, avrò detto che cavolo sto giocando. No, non che il cubo avesse una brutta grafica, anzi i giochi usciti alla fine erano belli. Però sì. La scelta di fare questi, di mantenere gli spazi angusti alla Metroid, le stanze ognuna con un motivo, con qualcosa da fare. Sì. Qui c'è la madre regina. In questa prima area, questa è l'area dove più potete perdervi gli scan più importanti. Cioè qua sembra fatta apposta per perdervi gli scan. Questo cos'è? Bastarda. Eccoli qua. Questi sono tutti gli scan che probabilmente mi sono perso nel mio 75% di materiale rischio biologico. Intanto se uno c'ha voglia di leggerseli tutti, qua ci spiega sostanzialmente un po' di che cosa è successo, no? Questa è una navicella dei cattivi con un mega mostro. Ed è successo, pare, un gran casino. Così, però sono molto breve. Qua abbiamo dei nemici, questi sono i parassiti, si trovano soltanto in questa navicella, non vorrei dire una stupidaggine, quindi è bene scannerizzarli. Prima di procedere oltre. Salutiamo Matteo Morelli che è arrivato. Ciao Matteo! Ci dice convincetemi a giocare a un Metroid. Io qua non rispondo. Cosa ha detto? Convincetemi a giocare a un Metroid. Ti dico che questo è di 15 anni fa ed è forse lo sparatutto più bello che abbia mai giocato. Puoi dire, lo puoi dire. È uno Zelda con la pistola, mettilo così. Ecco, ecco. Per poterti convincere un po' di più. Qua intanto continuano a chiederci di imparare nuovi tasti, nuove cose da fare. Entra nel loro gramma per scaricare i dati della mappa. I jingle vengono mantenuti sin dal NES. Questo è tipico delle P Nintendo. Nintendo su questo ha fatto storia. Ha detto ragazzi, se la musica piace mantenetela per tutte le saghe, cioè rivisitatela. Infatti. Ed è questo poi che ci finalizza, perché poi adesso basta un rumorino, una cosina, basta un logo e la gente impazzisce. Sì, esatto. Perché c'è scritto Prime, c'è scritto Metro e si vede lo spazio e già sappiamo che sarà un gioco di questa qualità, nonostante non l'abbiamo ancora visto. Esatto, non abbiamo visto niente proprio. Non c'è neanche un'immagine, cazzo.
No, 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 0-0-0. Erano girate delle immagini, ma poi si era visto che erano delle solite photoshoppate. Poi mi chiede di entrare nell'ascensore, però io... Ecco che se uno di primo acchito ci entra, si perde la mappa. Ah, sì. Per dire come ci potevi lasciare quelle delle robe indietro, bastardo. E capisco perché tanti tra dei nostri l'hanno già finito più di una volta. Probabilmente... Quanti di voi hanno finito tutto i database, oltre ad Enrico? Beh, ci saranno, dai, qualcun altro che ha finito al 100% lo scan. Ma c'è la scossa, io vorrei prendermela in faccia per vedere cosa succede. No, niente, mi fa solo male. E non era il caso. No, sto cercando nuovi effetti del visore perché ce ne hanno veramente tantissimi. Ragazzi, visto che ci siamo, proponete qualche gioco da vedere la prossima volta, eh? Male non fa. Noi volevamo, allora, dall'epoca GameCube, volevamo un po' ripescare, giustamente, il buon Wind Waker, eh? Però non per forza GameCube, noi per adesso quali sono le console che stiamo mostrando? No, Nintendo 64, senz'altro. NES. Super NES, sì. NES nulla, giusto? No, nulla, attualmente nulla. Nulla del NES, Game Boy Advance. Sì. Nulla del DS perché ho ancora problemi a mostrarlo in live. Però forse se mi ci metto... Se mi proponete un buon titolo magari posso riuscire a trovare un metodo. Distrutta quella mitragliatrice e invece la dovevo scannerizzare, vaffanculo. Spero di incontrarne altre, ma temo di no. Ecco, cioè che uno qua fa un passo, scannerizza, ne fa un altro. Nuove informazioni. Questo era di quelli essenziali, cazzo. Meno male che l'ho preso. Qua c'è da fare un passo, scanner, un passo. Che poi qua tutti gli scanner della navicella spaziale poi non si può più tornare indietro a rifarli perché la navicella spaziale esplode, quindi non possiamo più, se abbiamo perso degli scan qui all'inizio basta, siamo fregati. Vanno isolamento qua, poi ci sono una serie di mostri qua nascosti, venivano studiati dai pirati spaziali. Va bene, dai, tanto questo save poi lo cancellerò. Cioè no, 200 altri da finire al 100%. Possiamo anche proseguire. Andare a vedere rapidamente il boss. Matteo, se vuoi un terza persona, Metroid in terza persona, prova Another M per il GameCube. E poi ci dici. Poi ci dici. No, scusi, per il Wii. Era per il Wii. Provalo e poi ci dici. Intanto i pirati spaziali mezzi moribondi che cercano di attaccarti. Mi rapisce, intanto... Come spesso capita nei giochi bello. No, però questa volta ti scannerizzo. Ti scannerizzo una. Mentre mi spari. Che era veramente un'infamata. Perché è bello difficile. Mentre uno subisce colpi deve anche fermarsi anziché distruggere il nemico scannerizzando. Cioè, ditemi se è possibile una roba così. Questo cos'è? L'ascensore che dovrebbe portarmi quasi al boss. Intanto vedo c'è un sacco di. Da esplorare ancora. Nemici che è quasi come un survival horror, vi piovono addosso. Esatto. Beh, qua le prime fasi di gioco spiegano come sarà il gioco più avanti. Tutti i movimenti da fare. Oh cazzo, ok, qua c'è l'interruttore. Gli enigmi da trovare per proseguire. Adesso la posso aprire? Ora un flusso di corrente
alimenta i meccanismi di bloccaggio. Oh sì, abbiamo qualche proposta, sai? Oh, vai, vai. Abbiamo Matteo ci propone Secret of Evermore di Presness, che personalmente non lo conosco. Nicolò ci propone una bella live per Game Boy Advance con Mario e Luigi Superstar Saga vs Wario Land 4. E Wario Land 4 mi sembrava una bella sfida, Sì. Noi cerchiamo insomma di mantenere le sfide tra console identiche, perché sennò poi non si riesce a capire fino a che punto le persone hanno preferito un titolo rispetto ad un altro e fino invece a che punto hanno preferito una console rispetto ad un'altra. Ora noi possiamo attivare questa porta oppure andare di qua. Qua ci dovrebbe essere un salvataggio. Sì, che noi però non salviamo. Ecco, il nuovo Metroid vorrei poter salvare quando cazzo mi pare, anziché usare le saltazioni di salvataggio. Sì, sarebbe una novità, perché è sempre stato così fino adesso. Però secondo me, cioè, dato che Switch si presta molto a partite mordi e fuggi, dover stare alla ricerca o in attesa di un salvataggio. Ah sì, è vero. Voglio la mira con il motion. Per forza. Mamma mia. No, il boss. La regina madre. Il boss in sé adesso va scannerizzato un'altra volta, giusto? Sì. Va scannerizzato 112 volte sto boss in ogni fase. Quando i boss cambiano fase, ecco che subito va scannerizzato di nuovo. Lo scanner inoltre ci spiega quali saranno gli attacchi del boss e come fare a farlo fuori. Esatto, i punti deboli. Poi c'è un campo di energia, dobbiamo aspettare di trovarci, di avere l'occasione. In alto la vita è il nome del boss. Giovanni dice, è quello di Smash. Eh sì, non l'hanno preso, sì, per fare Smash sta ambientazione qui. Quello anche Samus, cioè in Smash questa volta gli hanno dato anche Samus Oscura, il che mi fa prevedere che forse Samus Oscura avrà un ruolo rilevante nella trama del 4, ci sarà un ritorno. Eh sì, tu ti ricordi nella trama chi era Samus Oscura? Sì, era la tua tuta Panzo. In poche parole. Ok, quando indossi la tuta a Fason, il potere del Fason. Ragazzi, spoiler, se volete giocarlo, spegnete tutto e poi riprendete. Spoiler, attenzione, spoiler, chiudete. Ok, perfetto. Con il boss finale di Metroid Prime, che sarebbe appunto Metroid Prime, e lo si sconfigge con il raggio Panzo. Ma quando implode, ok, allunga un tentacolo e vi prende. Vi sta tirando verso di lui per implodere e quindi scomparire, ma Samus oppone resistenza, però la tuta Panzo, la tuta nera, viene assorbita da questo nucleo e poi implode, capito? Quindi Samus che fa? Scappa via con la navicella, eccetera, perché il pianeta sta esplodendo. E nei titoli, dopo i titoli di coda, c'è un filmato dove c'è sta pozza di Panzo che si anima e viene fuori una mano con un occhio sul dorso della mano, e qui è la nascita di Dark Samus, praticamente Samus Oscura, che le andrà a rompere i coglioni in tutti i successivi. Esatto. Ecco che qua se uccidendo il boss si è attivata l'autodistruzione di questo. Mamma mia! Quando parte la anche l'energia va scannerizzata, di nuovo dobbiamo riscannerizzare la creatura. Quando parte il countdown è sempre da strizza. La strizza, ma soprattutto occhio agli scanner, perché ancora uno gli viene a correre e lì si perde il botto di scanner. Infatti.
Giovanni, devi giocarci a Metroid. Dai, dai. Ora, a parte gli spigoli, direi che graficamente non è invecchiato. Lo rigiocherei ad oggi, senza dire, sto giocando a qualcosa di retro. Ecco, retro è quasi una parolaccia, parlando di Metroid. Mamma mia, quanti sono questi parassiti schifosi. Tanto la vita è sempre più bassa. Dai. Via! No! 5 minuti ancora, il tempo è più che sufficiente per scappare, ma bisogna anche fermarsi a scannerizzare in teoria, quindi quello fa sì che il tempo non sia sufficiente. Forse c'era anche qualche segreto che mi sto perdendo qua e là, ma... No, tranquillo. Sono tutti nel suo pianeta, giusto? Sì. Okay, qua c'era giusto, come dire, la mappa da prendere. Sì, esatto, la mappa e qualche scanner tipo la regina madre. Quanto è bella la fisica di questa pallina, ragazzi. Sì. Tony Hawk aveva una fisica peggiore. Sì. Quando Nintendo fa le cose fatte bene, un po' come il volo di Super Mario era il miglior simulatore di volo dell'epoca. Sì, è vero. Con la fisica di Breath of the Wild è meglio di qualsiasi altro gioco in assoluto. Un lavoro sulla fisica, quindi. No, altri parassiti tutti che scappano. Allarme energia, lo so. Attento, sì, perché sei scarso di energia. Dovrei aver praticamente finito, però stiamo arrivando di nuovo ai parassiti. Vapore, porte che si aprono, ragazzi. Questo è un non lo so che cosa, ma... Dai! Ma intanto c'ho ancora tantissima strada, mannaggia! Quando vedi i parassiti? Eccolo. Mai non vedi più i parassiti. La nemesi di Samus. Il Bowser per Mario. Attento. Punticini di vita, sì, ce la farà, secondo me no. Aiuto, cazzarola. Proseguire dall'ultimo salvataggio? No, perché non ho mai salvato. Va bene, insomma, almeno ho anche la scusa per chiudere questa quasi un'ora di live. Ragazzi, questo è Metroid. Spettacolo. Favoloso. Ci gioco da novembre, dice Bislacco, bravissimo Bislacco, insomma, che l'hai recuperato. Innovativo in 3D sulla falsa riga di Breath of the Wild e uno più classico in 2D. Beh, quello più classico in 2D probabilmente avrà futuro sul 3DS, visto che Samus Returns ha vinto parecchi premi ai GOTY. Se non sbaglio, ha vinto ai GOTY qualcosa, eh? Quindi insomma è stato un lavorone. Ragazzi, io vi ringrazio innanzitutto per aver fatto finalmente vincere Metroid Prime, che è un capolavoro dall'inizio alla fine. Sì. E ringrazio quelli che sono stati dall'inizio alla fine a vedere la live. Anche quelli che sono passati, ovviamente. Allora, Mario Luigi Superstar Saga contro Wario Land 4. Che dici? Ci sta? Sì, Superstar Saga forse non lo conosco, mi vengono in mente quelle per DS. Però sono gioco a turni, praticamente. Mi ispira tantissimo. Wario Land 4 assolutamente sì.
assolutamente sì. Wario Land 4, che sarebbe il seguito del primo Wario Land, che era Mario Land 3. Se non ho capito. Sì. Sì, sì, hai detto bene. Wario Land tutta la vita. Dai, allora mettiamo questi due giochi qui. Allora, ragazzi, allora attendete in serata, ci sarà la votazione. Vando, io attendo il tuo votone su Wario Land. Forse lo voto anch'io, però prima do uno sguardo anche all'altro titolo che non conosco moltissimo, ma che se mi ispira. No, ci ho giocato. Certo, ci ho giocato a Mario Luigi Super. È uscita anche la versione per 3DS. Ah, quella con le aggiunte. Sì, esatto, okay, bravo. Ok, ok, allora esatto. Sì, ho fatto benissimo. La prossima volta noi andremo live di domenica. Sì, eh sì. Andiamo live di domenica pomeriggio. Anziché di lunedì, poi vi spiegheremo il perché. Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao, perché avevamo una voglia di Metroid grossa. Ma così. Esatto, così. Vai. Ciao ragazzi, buona serata.